È necessaria grande attenzione allo sviluppo del porto di Trieste, le cui potenzialità attraggono investitori stranieri ma anche criminalità organizzata. Il richiamo viene dal prefetto della città, Valerio Valenti, ascoltato in commissione parlamentare antimafia, sullo stato di salute del porto e sulla reazione al Covid del sistema commerciale cittadino. Tuttavia il porto di Trieste, insieme ovviamente alla crescita dei volumi e dei traffici, rappresenta anche un obiettivo, un interesse anche per le attività criminali. Mentre Valenti ha assicurato che non ci sono allarmi su presenza criminale nel settore del commercio e degli alberghi, che pure vanno monitorati per scongiurare l'approfittarsi della malavita in un momento di difficoltà del sistema produttivo, il prefetto ha richiamato l'attenzione sulla necessità di vigilare sulla vendita della ex Depositi Costieri, la società di stoccaggio e deposito idrocarburi, commissariata e con un curatore fallimentare dal 2017, che sta per essere venduta. Il problema, ha spiegato Valenti, sono le offerte a prezzi troppo alti rispetto al valore reale della società, che potrebbero far pensare a un'intromissione della criminalità. Il porto di Trieste vede oggi una presenza della Germania, ma anche manifestazioni di interesse da parte di paesi come Ungheria e soprattutto Cina. Dopo aver ricordato che la ex Depositi Costieri ha accumulato un debito con le agenzie delle entrate pari a 30 milioni di euro, su cui c'è un'indagine in corso, Valenti ha assicurato che grazie a un protocollo d'intesa tutte le istituzioni sono impegnate a scongiurare qualsivoglia forma di infiltrazione mafiosa nella gestione del porto.